Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi sono qui con un recupero eccezionale e non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi, perché sto parlando di uno dei pezzi più desiderati, più ambiti dal sottoscritto, e finalmente sono riuscito ad ottenerlo e vi assicuro che non è stato per niente facile. Sto parlando di Madara Uchiha della Rocket Toys. Scopriamolo insieme. Come per ogni sua produzione dedicata a Naruto, Rocket Toys inizia a coccolare il collezionista a cominciare dalla scatola, fornendogli oltre al brown box un altro involucro protettivo per quello della figure, di colore giallo e con il simbolo del Rinnegan sul fronte, al di sotto del quale si trova il logo Rocket Toys ed il nome Madara. Rimossi i sigilli con il logo dell'azienda, si scopre il box vero e proprio, che riporta la stessa grafica di quanto appena visto, ma su uno sfondo viola, un colore caratteristico del personaggio e della tecnica di cui è portatore. Sui lati, invece, è presente il logo del clan Uchiha, rappresentato dal classico ventaglio rosso e bianco riportato anche sul back della scatola, con le solite avvertenze ed i crediti. Una volta rimossa la parte frontale del box, si scopre la slip cover che ne preannuncia il contenuto, mostrando Madara in una delle sue pose iconiche, con a sfondo del fumo viola e la dicitura Uchiha Madara. Al di sotto della slipcover è possibile intravedere la doll ed i relativi accessori, distribuiti in due sezioni del blister. Solito foglio illustrato per Rocket Toys, a sostituire i classici libretti di istruzioni, in cui viene rappresentato una sorta di sommario di immagini con front e back della figure, e tutti gli accessori di cui è dotata. Dall'altra parte, invece, le vere e proprie istruzioni di montaggio e smontaggio delle varie sezioni per una maggiore personalizzazione di Madara. Non resta altro, quindi, che rimuovere il contenuto dalla scatola per analizzarlo insieme. Iniziamo dalla basetta, che è molto semplice ma impattante dal punto di vista estetico. È di forma circolare e colore nero, rappresentante al centro il simbolo del ventaglio del clan Uchiha. Nella parte frontale, invece, la targhetta metallizzata con il nome Madara, accompagnato nuovamente dal logo del clan. Anche se realizzata in plastica abbastanza leggera, risulta comunque un valore aggiunto per l'esposizione, come già visto in Itachi e Kakashi, che rimangono le uniche basette esposte nella mia collezione. È presente ovviamente il solito supporto da inserire nel foro della parte posteriore, munito di una sorta di prolunga. La prima arma in dotazione a Madara è la sua falce, detta anche Kama, di colore nero e metallizzata nella parte tagliente, ben appuntita e costellata da segni di battaglia come tagli e piccole spaccature. Il manico, sempre in plastica, è di colore avorio e con una texture che ricorda una normalissima fasciatura, al cui culmine è presente la catena d'anelli, purtroppo non in metallo, ma sempre in materiale plastico. Il Gunbai è un ventaglio non pieghevole utilizzato da Madara come arma sia di difesa che di offesa, ornato da 6 tomoe di colore rosso per ciascuna faccia, è dotato di un lungo manico culminante con una catena uguale a quella vista con la falce Kama, tramite le quali le due armi possono essere collegate andando ad unire due anelli delle rispettive catene. Rocket Toys fornisce 3 coppie di occhi intercambiabili, Sharingan, Sharingan ipnotico eterno e Rinnegan, la cui particolarità è quella di illuminarsi se soggetti a luce UV. Vi è la possibilità di estrarli dai vari volti a disposizione tramite il solito tool fornito, una specie di molletta che serve per afferrare il bulbo ed estrarlo delicatamente dalla sua sede per poi inserirlo in un altro volto. Un altro utile accessorio è il pezzo di plastica che fa dai joystick per i bulbi, nel caso volessimo ruotarli per ogni personalizzazione del caso. Per quanto riguarda le mani aggiuntive, ce ne sono diverse paia per ogni esigenza di posing. Partendo dal primo, utile per riprodurre la tecnica della fiamma sterminatrice tramite sigillo del cavallo. Il secondo, invece, è semplice ed adatto a pose più rilassate. Il terzo è utilizzabile per l'impugnatura della falce Kama o del Gunbai. Vi è poi un paio di mani destre, una per un'impugnatura differente delle armi, in una posa differente, e l'altra invece per il solito sigillo del confronto tra shinobi, a cui è dedicato anche l'ultimo paio di mani in dotazione. Uno dei punti forti di questa incredibile doll è senza dubbio l'head sculpt, che Rocket Toys fornisce con una triplice espressione.
da quella serie cupa ad una seconda urlante, alla terza ed ultima con il ghigno caratteristico di Madara. Tutti e tre i visi possono essere intercambiati con più combinazioni di occhi e capelli, operazione molto semplice da effettuare grazie ai magneti di cui sono dotate le parti. Nel dettaglio, tutti e tre i volti sono ben realizzati e vanno a cogliere, a mio parere, la giusta tonalità della pelle del personaggio, incluse le varie crepe di cui non voglio dirvi altro per non incorrere in spoiler. A voler essere pignoli, l'unica nota di demerito potrebbe essere ricercata nei denti del volto urlante, rappresentati da un unico pezzo senza dettagli particolari. Anche se in realtà parliamo pur sempre di un personaggio di un anime. I capelli possono essere divisi in due parti. La frangia frontale, di cui Rocket Toys fornisce due pezzi leggermente diversi in quanto a curvatura del capello, ma identici in forma e colorazione. E la folta chioma di Madara, realizzata in plastica morbida e di cui viene fornita una copia quasi identica. Ottima la qualità dello sculpt di questi capelli, in cui ogni ciocca ha una propria forma e direzione. Se quanto visto finora è stato già sorprendente, Madara spicca ancora di più nelle fattezze del body e dell'armatura, realizzata in metallo e divisa in più parti connesse tra loro tramite corde, in pieno stile samurai. Ottima anche la verniciatura, di colore rosso con sfumature di nero e spaccature distribuite su buona parte della superficie. Anche la parte inferiore della Yoroi è suddivisa in più parti, tenute assieme a quella superiore tramite lacci in cordura. Se sollevate, queste parti di armatura rivelano la sottoveste di colore viola, ovviamente in tessuto e completamente cablata. Sulla parte posteriore di quest'ultima, sulla schiena di Madara, spostandone i capelli è possibile apprezzare il ventaglio del clan Uchiha, dettaglio non trascurabile visto il suo posizionamento ben nascosto. Come detto in precedenza, anche la sottoveste è modellabile grazie al filo di cui è dotata, caratteristica molto apprezzata in ogni produzione di Rocket Toys, che aiuta tantissimo in fase di posing. Infine, oltre ai pantaloni in tessuto e le solite fasciature alle caviglie, i sandali sono realizzati in una plastica gommosa, che comunque va a facilitare molto la mobilità delle caviglie, di cui parleremo a breve. Nel complesso posso ritenermi molto soddisfatto del body di Madara e della realizzazione sia dei tessuti che dell'armatura, che dà compattezza e pesantezza alla doll, dotata di una buona dose di realismo e della verniciatura impeccabile. Tutto ciò getta le basi per un'eventuale realizzazione di una Shirama Senju, di cui spero vivamente Rocket Toys realizzi presto una trasposizione in 1:6. Veniamo ora alle articolazioni, cominciando come sempre dalla testa, che è un movimento che può andare verso il basso in questo modo, ma è molto limitato sia indietro che lateralmente per via dello sculpt dei capelli. Per quanto riguarda la spalla, avendo l'accortezza di stare attenti all'armatura e spostare lo spallaccio, apprezziamo una butterfly joint ed il braccio che può andare verso l'alto, sempre delicatamente per evitare di rovinare lo spallaccio, sia in avanti con una buona escursione, sia ovviamente anche indietro. Doppia articolazione ovviamente per il gomito, e quella del polso con il solito peg per le mani. Per quanto riguarda invece il range di movimento del busto, molto limitato dall'armatura, può essere comunque piegato leggermente in avanti, invece meno indietro, sempre per via dei capelli lunghi. Andiamo a sollevare la parte inferiore dello Yoroi per poter permettere alle gambe di muoversi più agevolmente, in un raggio di movimento che va in avanti più o meno fino ai 90 gradi, come vedete, e all'indietro invece sempre limitati dall'armatura, che va leggermente spostata per poter usufruire di tutto il range. Doppia articolazione ovviamente al ginocchio, che permette di superare i 90 gradi, e articolazioni delle caviglie molto mobili, con il collo del piede che però non può essere modificato, e punto debole di questa doll.
Ed ecco finalmente Madara aggiunto alla collezione nello scaffale dedicato a Naruto. Nella parte sinistra il clan Uchiha con Itachi e Madara Rocket Toys e Sasuke della Tri-Zero della prima serie di Naruto. Sulla destra invece Naruto Kid, Naruto Uzumaki e Kakashi sempre Rocket Toys. Non vedo l'ora di espandere questa collezione con le nuove doll in arrivo di Rocket Toys. Ed eccoci qui ragazzi alla conclusione del video e alle considerazioni finali su questo Madara di Rocket Toys. Sapete quanto io cerchi sempre di essere ipercritico nei miei video unboxing e recensioni, di dare sempre un parere il più oggettivo possibile, e soltanto in pochissime occasioni ho sfiorato il 10 come valutazione, come ad esempio in Doctor Strange o Miles Morales. In questo caso ragazzi, anche in questo caso, ci sono andato veramente molto molto vicino. Se non fossi arrivato alla fase del posing. Come potete vedere, infatti, la doll non sta ruotando sulla piattaforma girevole come al solito, perché non mi sono sentito di correre questo rischio e vi spiego perché. Ho riscontrato un difetto nelle articolazioni delle caviglie, lo stesso che ho visto anche in Itachi, che secondo me sono troppo deboli. Quindi in alcune pose la figure fatica a stare in piedi, a stare in piedi in quella determinata posizione, quelle un po' più stressanti, diciamo. Sapete quanto io non ami i supporti sulla basetta, soprattutto se sono di colore nero, bello pesante e visibile, e quindi cerco sempre di non utilizzarle, di far stare in piedi le mie doll da sé. In questo caso, purtroppo devo dire, anche in questo caso le articolazioni delle caviglie sono un po' deboli e per sostenere un body così pesante, un'armatura così ben dettagliata e ben realizzata, ma comunque pesante, è stato davvero difficile. Quindi, appunto, il mio voto si avvicina tantissimo al 10, ragazzi, potrei dire un 9,8, ma non mi sento di dare 10. È veramente, credo, il pezzo più bello della mia collezione. Non so quanto sia riuscito, spero il più possibile, a rendere l'idea di quanto sia bella questa doll a voi che state guardando questo video. È davvero incredibile in ogni sua parte, dalle fattezze dell'armatura all'head sculpt, ai capelli, agli occhi, le piccole chicche che mette sempre Rocket Toys come la luce UV che fanno illuminare lo Sharingan e il Rinnegan. Davvero tutto è incredibile e si avvicina alla perfezione. Quindi ragazzi, è stato veramente difficile recuperarla, ve lo assicuro, ha un valore altissimo questa doll al momento. E quindi sono veramente, veramente felice. Appunto, ripeto, il pezzo più bello, a mio parere, per mio gusto personale, che sono un grande fan di Naruto anche e di Madara, è il pezzo più bello della mia collezione. Detto questo, ragazzi, io spero di avervi soddisfatto con questo video. Alla fine vi avevo detto che non sarei andato tanto lungo, invece ci sono arrivato. Vi chiedo scusa. E fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E come al solito, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!